Gli smartwatch Android continuano a vivere alti e bassi, e così anche la mia passione verso gli smartwatch, perché diciamo che è un mercato che molto spesso va in stallo e Wear OS ha ricevuto anche, diciamo, pochi update nell'arco di questi anni, ma qui Oppo è riuscito a interpretare questo sistema operativo molto bene per adattarlo a questo display, diciamo, squadrato, che ricorda Apple Watch, ma vi dico di più poi nella recensione, e l'ho adattato così bene da diventare anche molto interessante averlo al polso. E adesso che è calato anche di prezzo, è ancora più interessante. Vi dico tutto in questa recensione. Allora, il primo aspetto interessante di Oppo Watch, secondo me, è la forma, che è decisamente diverso rispetto a tutti gli altri in circolazione. Lo vedete, strizza l'occhio sicuramente all'Apple Watch, ma lo differenzia maggiormente il fatto che sul fronte il display è stondato sia sul bordo destro che sul bordo sinistro, non solo il vetro a protezione ma anche il display stesso. Infatti si nota come le scritte tendano a curvare verso il basso. La brutta notizia, che comunque va ad attirare verso di sé tantissimi riflessi, la buona notizia è che dopo diversi giorni e settimane di utilizzo non presenta segni di usura o graffi, e vi assicuro che molto spesso purtroppo l'ho scontrato contro pareti e tavoli, però lui per ora è intonso, quindi bene così. Il corpo è realizzato in alluminio sui bordi e ceramica sulla parte inferiore, dove sono poi collocati i principali sensori ottici per rilevare il battito cardiaco. È davvero ben costruito e resistente fino a 5 atmosfere, per cui può essere utilizzato tranquillamente anche sotto la doccia oppure in piscina. Il cinturino invece è in gomma con attacco proprietario, ma molto semplice nell'aggancio e nello sgancio. Tuttavia, qualora vogliate un cinturino diverso, magari più colorato, dovrete cercarne di compatibili, e non ce n'è tantissimi su Amazon. Qualcosa anche di brand, diciamo, esterni a Oppo c'è, ma non così tanto. La cosa interessante è che comunque il cinturino presente in confezione, oltre ad essere anche abbastanza lungo per adattarsi un po' a tutti i polsi, è anche ergonomico, per cui non tende a far sudare eccessivamente il polso, e io di questo ne soffro abbastanza, per cui come vedete ho ben poco alle braccia. Ma torniamo un secondo sul display, perché oltre a essere curvo sui lati è anche di buona qualità. Da 1,91 pollici con tecnologia AMOLED e risoluzione 402x476. Questo permette di avere neri profondi, per cui le scritte e le immagini risaltano molto bene alla vista, e anche un buon range di luminosità che si può regolare manualmente dalle impostazioni oppure dai collegamenti rapidi. Ma c'è anche un sensore di luminosità automatico che va a regolare in base alla luce ambientale, e questo è perfetto per quando si passa dall'aperto al chiuso molto spesso, perché appunto ci permette di leggere sempre molto bene le scritte sul display. Inoltre è presente anche la modalità Always on Display, per cui è possibile andare a mostrare l'orologio H24 senza andare a consumare troppa batteria. Il vero segreto però di Oppo Watch è nell'hardware, nelle due piattaforme hardware, ovvero lo Snapdragon 3100 da una parte e l'Apollo 3 Wireless dall'altra, una piattaforma che consuma molto di meno e che si attiva quando entra in funzione il risparmio energetico. E vi assicuro che è davvero un toccasana per questo smartwatch, perché gli permette di allungare molto la vita e quindi di diciamo coprire la giornata tranquillamente anche quando lui è scarico. È poi dotato di 1 GB di memoria RAM, 8 GB di memoria interna, connettività Wi-Fi e Bluetooth 4.2. Non esiste un modello LTE, però è dotato di NFC, per cui è possibile configurarlo per i pagamenti, quindi basta appoggiarlo sul POS e il pagamento avviene tramite Google Pay. Dopo l'hardware, l'altro asso nella manica di Oppo Watch è il software, dove Wear OS offre la classica esperienza d'uso bella completa con il Play Store, per cui è possibile andare ad arricchire, diciamo, il sistema di ulteriori applicazioni, ma con un'interfaccia ridisegnata, e questa è la prima volta che lo vediamo su Wear OS, quindi complimenti a Oppo. La navigazione comunque resta molto semplice e intuitiva, con uno swipe dall'alto verso il basso si aprono i classici collegamenti rapidi, completi e non modificabili. Con uno swipe da sinistra verso destra invece ci sono i widget personalizzabili. Di default troviamo attività quotidiana, andamento cardiaco della giornata, ultima attività fitness e ultima rilevazione del sonno, mentre con uno swipe dal basso verso l'alto si apre la tendina delle notifiche, quella classica di Wear OS, per cui abbiamo tutte le ultime notifiche, e la cosa interessante è che
si può rispondere, si può interagire, si possono vedere le emoji. Quindi su un messaggio WhatsApp, per esempio, possiamo rispondere o con la tastiera dedicata oppure con i comandi vocali, o ancora in notifiche di Gmail possiamo interagire con esse per archiviare o eliminare la mail. Insomma, una funzionalità smart completa come Wear OS offre. Sul fianco destro ci sono poi due pulsanti fisici, quello superiore ci permette di entrare nella lista delle applicazioni, mentre quello inferiore ci permette di entrare nella modalità sportiva con la possibilità di far partire un allenamento. E indubbiamente la sua peculiarità è la parte smartwatch più che sportwatch. Su quest'ultima ci arriviamo. Sulla prima, oltre alla possibilità di rispondere e di guardare le notifiche, ci sono tante altre funzionalità, come ad esempio il tracciamento del sonno con la misurazione della quantità di sonno leggero e profondo con relativo grafico. Non va estremamente nel dettaglio, ma permette di consultarli direttamente dallo smartwatch, come invece molti altri non fanno. Poi c'è la classica funzionalità per consultare il meteo, cronometro, timer, sveglie e orologio del mondo, oltre alla possibilità di installare ulteriori applicazioni dal Play Store, che è disponibile direttamente dallo smartwatch e ci permette di aggiungere app come Strava, Adidas Running, Spotify, Google Keep, insomma tutte le vostre app preferite compatibili con lo smartwatch. E questa ovviamente è una caratteristica che lo differenzia molto rispetto a Tizen OS e comunque lo smartwatch di Samsung, che ha un suo store di applicazioni, però ci sono meno app. Dove invece è più carente è sulla parte sportwatch, dove già a vedere solo gli allenamenti sono giusto 5 e non se ne possono aggiungere. Qui dovrà intervenire Oppo magari con degli aggiornamenti futuri, ma al momento non ci sono state grosse novità nell'arco di questi mesi. Abbiamo corsa fitness, corsa bruciagrassi, camminata all'aperto, ciclismo all'aperto e nuoto, nient'altro. E per corsa e camminata possiamo decidere se questa avviene all'aperto o al chiuso, e nel primo caso attivare quindi anche il GPS e il GLONASS per realizzare il tracciato del nostro percorso, tracciato che è molto molto preciso e quindi assolutamente affidabile. Ovviamente il contro è che va a consumare più batteria, ma ci arriviamo tra poco. Ci sono poi gli avvisi di inattività prolungata con anche una funzionalità aggiuntiva, ovvero gli esercizi rapidi, molto utili perché vengono spiegati con tanto di video e audio, seppur in inglese, e quindi ci permette di andare a fare un po' di stretching tra un momento di sedentarietà e l'altro. Riguardo all'app di configurazione sullo smartphone, si chiama 8App Health ed è, diciamo, l'applicazione di base per tutti i wearable di Oppo. È disponibile gratuitamente sul Play Store e di base permette di leggere i vari dati sincronizzati, quindi il numero di passi fatti durante il giorno o nei giorni precedenti, eventuali allenamenti, calorie bruciate, attività e l'andamento del sonno, e in tutti i casi la quantità di informazioni consultabile, diciamo che non è elevata rispetto ad altri prodotti, ma comunque sufficiente per avere un quadro della situazione. Alla voce fitness è invece possibile far partire un'attività, mentre in gestisci si può personalizzare alcune impostazioni dell'orologio. Si può infatti decidere di cambiare ad esempio quadrante, decidere di quali applicazioni ricevere le notifiche e quali no, e se far comparire la notifica appunto di inattività di cui vi dicevo poc'anzi. Mentre nelle impostazioni si può poi decidere di sincronizzare i dati tracciati dallo smartwatch con Google Fit. E passiamo all'autonomia, 430 mAh su Oppo Watch 46 mm, che gli permette di arrivare a 2 giorni pieni di utilizzo, ovviamente senza andare a fare attività fisica con tanto di GPS, perché in quel caso ovviamente la batteria crollerà. Tuttavia la cosa interessante è che comunque una giornata piena lui la copre sempre, e la cosa ulteriormente interessante è la ricarica rapida con la basetta presente in confezione. Si ricarica in davvero pochissimo tempo, in 15 minuti avete già il 46% di batteria carica, che gli permette di affrontare l'intera giornata che poi avrebbe di fronte. Quindi insomma non dovrete per forza toglierlo di notte, questo è l'aspetto secondo me positivo, perché basta collegarlo 15 minuti al mattino o alla sera e lui è bello carico. Insomma, non ci giro troppo intorno, Oppo Watch secondo me è il miglior smartwatch con Wear OS, nonché il miglior smartwatch da accoppiare con uno smartphone Android. E questa affermazione non la dico con leggerezza, perché so e mi piacciono molto anche gli smartwatch di Samsung con Tizen OS, ma sono, diciamo, più filo Samsung, quindi sono più adeguati ovviamente quando collegati a uno smartphone di Samsung. Lui invece è universale tra gli smartphone Android e offre un'esperienza davvero molto piacevole. La interpretazione di
di Oppo, di questo Wear OS, è secondo me azzeccata, e ha fatto davvero un ottimo lavoro anche dal punto di vista hardware, tra doppio processore, ricarica veloce e durata dell'autonomia, oltre all'affidabilità dei dati che rileva. Insomma, davvero un buon prodotto, disponibile a 299 euro nella versione 46 mm oppure 209 euro nella versione da 41 mm, che vado a consigliare perché ha un polso un po' piccolo come il mio, perché ecco, 46 mm inizia a essere ingombrante. Però questa era un po' la mia opinione, ma sono curioso di sapere anche la vostra, e spero anche in un rilancio di questo Wear OS, che su questo smartwatch ha davvero senso. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!